Caro Emanuele, cari quaddisti, Emanuele Giovannelli, sempre presente, anche se ovviamente ancora dolorante dall'infortunio. Anche oggi c'era una moto del Team Yamaha RZ che correva, la moto di Martin Liska, che ricordiamo è stata fatta dalla tua squadra e consegnata, mi pare, due esemplari a Martin. Sì. Due esemplari, e Martin è venuto a correre in Italia, questa volta però non con la moto ufficiale RZ, ma con la sua, che ci risulta essere una coppia perfetta. Sì, diciamo, è stata una delle prime moto che abbiamo fatto assieme alle nostre quest'inverno. Lui è molto molto contento e ha dimostrato oggi di andare veramente forte, anche se in questo momento contro Nicola penso che ci sia veramente poco da fare, perché è veramente forte. Complimenti ancora. Da pilota, da campione del supermotard, da campione del cross, cosa ci vuole per quella fluidità? Cioè, sei una delle persone che può veramente descrivere Nicola. L'abbiamo vista al salto della casina essere l'unico pilota con un quad a chiuderla. Ma Nicola sicuramente, venendo dal cross, non ha paura e sa come gestire la situazione nei salti anche grandi. Era una pista molto difficile, soprattutto per chi non ha fatto cross, perché era bucatissima, molto selettiva. Difatti ha fatto una differenza esagerata. Il salto della casina è molto grande, però diciamo... C'è di peggio, ma quello è proprio difficile. Sì, è difficile perché è storto, ci sono buche prima, il salto butta male, devi essere veramente molto molto diciamo conscio di quello che fai. E non riusciva a chiuderlo di tanto, quindi una minima imperfezione comporta il salto della casina un disastro. Lo chiudeva per quello che bastava, non importa fare un corto né più lungo, quello che bastava. Ma Giova, ci fosse stato un pilotino sulla tua moto, magari il Giova, te stesso, ci avresti tentato anche sui salti veramente? Il salto della casina l'avrei fatto senza problema, sono sicuro. Vincere, grande Giova, sei un mito. A vincere sicuramente avrei tribolato molto, perché Nicola adesso penso che sia veramente dura. Per il salto non c'era problema. Non avevamo dubbi. Giova, i tuoi piloti che corrono con le tue moto stanno comunque dando spettacolo all'italiano, ma ti assicuriamo che manchi dentro la pista. Il Giova è sempre il Giova. Era uno spettacolo vederti saltare, Giova. Sì, diciamo che adesso pian pianino riprenderò ad allenarmi con calma, senza esagerare. Poi a settembre si riparerà a Borgo Santa Rita al mio rientro. E quindi ci sarai? Sì, sì, ci sarò. Per Diana, Giova, siamo contentissimi. Ricordiamo che la tua moto comunque ha conseguito secondo posto in gara 1, secondo posto in gara 2, prima Yamaha all'arrivo, e la moto si è benissimo comportata e comunque hai portato, perché diciamocelo, grazie anche alla tua conoscenza, che un pilota come Martin Liska è tornato a correre in Italia, certo. Garantendo uno spettacolo in gara 1, perché Nicola Montalbini, è vero, un periodo di grazia era davanti, ma la Yamaha dietro è sempre il team RZ. È stato un bello spettacolo, siete contento. Martin è stato veramente bravo nella prima, perché ci ha anche provato, ha passato Nicola, ma Nicola ha avuto un attimo di sestamento, ma poi ha detto aspetta che ripartiamo da dove siamo. Salto della casina e via, per Diana. Sì, sì. Ottimo. Giova, ti ringraziamo ancora, un arrivederci a settembre, i nostri complimenti per le sempre le ottime figure del tuo team. Grazie, grazie a tutti, ci vediamo a settembre, ciao.